È sabato mattina nel centro storico di Brescia. Come ogni settimana si svolge il mercato cittadino, un appuntamento fisso per tutti gli abitanti della città. Ed è proprio qui, più che altrove, che è possibile osservare da vicino la diversificata composizione sociale della città. Brescia è capoluogo di una delle province più popolose d'Italia. È la seconda città per numero di abitanti della Lombardia, la regione italiana con il maggior prodotto interno lordo e uno dei motori dell'economia nazionale. Famosa per la sua laboriosità, nell'antichità Brescia era nota per l'estrazione e la lavorazione dei metalli. In seguito è cresciuta attorno ai magli e alle fucine, sorte a ridosso dei numerosi corsi d'acqua. Oggi è caratterizzata dalla presenza di numerosissime aziende attive sul territorio nazionale ed internazionale nei settori della manifattura, dell'industria metalmeccanica e alimentare. Data la grande richiesta di manodopera nelle industrie ed imprese locali, nel corso degli ultimi decenni la città è sempre più attraversata da significativi flussi migratori. Sebbene il tessuto produttivo sia in costante trasformazione, l'offerta di lavoro non è mai significativamente calata nei recenti periodi di crisi. Queste particolari caratteristiche hanno reso Brescia una delle città a più alta percentuale di presenza di cittadini stranieri in Italia, che costituiscono il 19% della sua popolazione totale. La loro presenza rappresenta un'opportunità di crescita per la città, proiettata verso un futuro multietnico, ma anche un fattore di sfida, che rende necessaria la predisposizione di strumenti e l'attivazione di servizi per facilitare l'integrazione dei suoi nuovi cittadini. Brescia è una città di immigrazione da oltre 30 anni. Ospitiamo immigrati che provengono da oltre 150 nazioni. Abbiamo 38.000 immigrati regolarmente residenti e alcune migliaia di nuovi cittadini, cioè coloro che hanno già avuto la cittadinanza italiana, su 200.000 abitanti, la percentuale più alta dell'intera Italia. E tuttavia in questi 30 anni siamo passati da una fase emergenziale a una fase di integrazione e di inclusione. È stato un lavoro molto complesso, molto difficile, ma grazie alla collaborazione con il mondo del volontariato e con molti operatori che hanno acquisito professionalità, ce l'abbiamo fatta. Ma è un lavoro che non finisce, perché i nuovi migranti continuano ad arrivare e anche questo progetto di Sportelli in Rete ci aiuta certamente a dare delle risposte, ad indirizzare verso gli uffici amministrativi in maniera adeguata e a collaborare in maniera attiva con la Questura e quindi con il Governo. Sicuramente Brescia è stata in grado di accogliere questo numero importante di immigrati non solo per la sua sensibilità e per la sua cultura di accoglienza, ma anche perché siamo una città ad alta industrializzazione, quindi con una forte dimensione occupazionale, e questo ha assorbito gran parte della popolazione migrante, sia nella impresa manifatturiera sia anche nei servizi nel mondo dell'agricoltura. Quindi è una città con buone prassi, con ottime prassi che vanno consolidate e sviluppate. Questo progetto, che ci aiuta anche ad aprire uno spin-off in una città tedesca e ci mette anche in correlazione con altre città europee che hanno simili caratteristiche e che hanno bisogno di dare risposte efficienti. Negli uffici di una delle sedi del comune, questa mattina si sta svolgendo una delle riunioni periodiche del tavolo di coordinamento degli sportelli per stranieri nel territorio. Il progetto Sportelli in Rete prevede che i referenti dell'Ufficio Migrazione e Inclusione del Comune si incontrino con i delegati degli sportelli territoriali, patronati e associazioni, per discutere sulle ultime novità burocratiche e normative e confrontarsi sui casi più difficili intercettati dai loro uffici, per capire come dialogare con la Questura o la Prefettura e avanzare proposte concrete su come affrontare una realtà in continua trasformazione. Sportelli in Rete è uno strumento di cui il Comune si è dotato a partire dal 2008 per coinvolgere e sostenere economicamente attraverso un bando tutti gli enti accreditati presso il Ministero dell'Interno che offrono servizi gratuiti di informazione, orientamento e consulenza ai migranti,
nell'ambito della modulistica necessaria per ottenere i permessi di soggiorno in Italia. Tali enti svolgono anche un servizio di ascolto per tutte le problematiche inerenti alla vita dei migranti in città, aiutandoli nel loro percorso di integrazione. L'obiettivo del coordinamento è di fare degli incontri periodici con questi sportelli che si occupano appunto di pratiche per valutare insieme quali sono appunto le problematiche che sono sorte anche alla luce degli aggiornamenti normativi che periodicamente appunto arrivano, o nuove leggi oppure nuove circolari, per interpretarle in modo più uniforme possibile. Ovviamente è stata importantissima poi la collaborazione con le istituzioni che poi hanno appunto il compito di vagliare le pratiche dei migranti, quindi la Questura e la Prefettura. E uno dei risultati più importanti del coordinamento è stato quello, per esempio, di stilare un documento che si chiama Vademecum, dei documenti che sono necessari per ogni permesso di soggiorno. Come sapete, i permessi di soggiorno sono molteplici, cioè il permesso per motivi di lavoro autonomo, lavoro subordinato, cure mediche, famiglia, per motivi di studio. E ovviamente non è semplice capire quali sono appunto i documenti da presentare alla Questura per richiedere ogni tipo di permesso di soggiorno, proprio perché le circolari a volte lasciano spazio a interpretazioni. Per questo motivo, stilare questo documento e confrontarsi con la Questura stessa ha consentito poi agli utenti di presentare delle pratiche assolutamente complete, corrette, e anche di velocizzare, per esempio, la valutazione poi della pratica in Questura. Siamo, credo, l'unica città che ha questo tipo di coordinamento, quindi è veramente, mi viene da dire, un'eccellenza, perché questo consente, diciamo, al comune innanzitutto di poter avere sempre il polso della situazione, nel senso che ha sempre la possibilità di dialogare sia, diciamo, con chi effettivamente svolge le pratiche, ma anche avere polso di quello che accade appunto a livello istituzionale, nella Questura, nella Prefettura o in altre istituzioni. Il progetto è assolutamente replicabile, basta la buona volontà appunto di iniziare a collaborare e di incontrarsi con chi già opera. L'obiettivo è uno solo, che è quello di favorire il più possibile il dialogo tra le istituzioni e l'utenza, che è l'ultima ruota del carro, che quindi attraverso appunto il Comune di Brescia e appunto il sostegno degli sportelli si ha la possibilità appunto di dar voce a chi magari fa più fatica e la voce non ce l'ha. Siamo sul luogo di lavoro di Astu, una donna senegalese emigrata in Italia più di 20 anni fa. Ora Astu lavora presso la casa di riposo San Giuseppe di Via Milano a Brescia. Astu ha vissuto le tante trasformazioni della città. Quando è arrivata non parlava l'italiano e non aveva documenti. In questi anni ha cambiato molti lavori ed è riuscita a mantenere una figlia che ora ha quasi 18 anni. La mia esperienza dell'Italia non è stata facile all'inizio, e anche non avendo i documenti, arrivando qua come clandestina, non è facile. Non potevo neanche lavorare, fare niente, perché non avevo nessun documento, non avevo niente. Poi è uscito con la senatora che per dare i documenti, così mi sono informata lì a CGL, lì a Via Folinaria, dove lavorano ufficio immigrazione. E ho conosciuto Idris, e da quel momento lì, erano del 99, e ho parlato con lui, mi ha spiegato come fare e come devo, prima cosa, trovare lavoro. Non è stata facile, ma alla fine ce l'abbiamo fatto. Buongiorno, vieni. Servizio, io l'ho sempre chiamato non solo un servizio che si limita a rinnovare il permesso di soggiorno, perché gli immigrati, come l'ho vissuta io personalmente, hanno più problemi e hanno bisogno di, tante volte, non di risolvere il problema, di farli sentire che anche loro sono cittadini, e una volta che li fai accomodare e li ascolti, per loro già una cosa fondamentale. E tante volte le soluzioni le troverai nell'ascoltare loro. Certe volte si riesce anche a dare un servizio nostro, più volte dare informazioni per servizi di altri, o anche basta prendere il telefono e chiamare senza farlo girare 10 giri, per una cosa magari semplice, alzando il telefono e chiamando
con la sua presenza e avere informazioni di altri enti o altri uffici. Una, due, questo è il mandato di assistenza. Tranquillo, no? Allora. Al termine del suo turno di lavoro, oggi Astu torna in CGL per incontrare Driss. Si conoscono molto bene. È da tanti anni che Driss segue la sua vicenda. Grazie allo sportello immigrazione della CGL, in questi anni Astu è riuscita ad ottenere i permessi di soggiorno. In seguito, maturate le condizioni necessarie, sempre grazie all'aiuto della CGL è riuscita ad ottenere la cittadinanza italiana. Quando è rimasta disoccupata, perché la fabbrica dove lavorava ha chiuso, Driss l'ha spinta a fare dei corsi di formazione per diventare ausiliare socio-assistenziale prima, operatrice socio-sanitaria in seguito, riuscendo così a trovare un nuovo lavoro. Buongiorno. Buongiorno, Astu. Buongiorno, Driss. Bene, bene. E tu? Lavoro tutto bene, tutto bene. Astu è qui, oggi, per chiedere informazioni su quali documenti siano necessari per fare arrivare la madre in Italia. Il documento adesso hai la cittadinanza, è diverso, non è come quando hai fatto per la figlia un ricongiungimento familiare, perché va fatto familiare al seguito, direttamente alla rappresentanza consolare. Io qualsiasi cosa che devo fare, cerco sempre di parlare con Idris. Mi ha consigliato proprio di migliorare certi aspetti anche lavorativi, di non restare sempre ferma lì a aspettare. Ho visto che le cose sono migliorate tantissimo dal fatto lavorativo, tante cose sto lavorando e sono tranquilla, sto bene per il momento. Ho il mio contratto a tempo indeterminato, non cedo più di così. Per una persona straniera come me che viene qua in Italia è molto importante di avere questi servizi, perché senza questo non puoi fare proprio niente, abbiamo bisogno di loro. Il rapporto è storico con il Comune di Brescia, non è da oggi ma da tanti anni che questo fa sì che scambiare informazioni, scambiare esperienze dà un bel servizio ai cittadini. Questo coordinamento del CGL, CISL, UIL, ACLI, Centro Migranti, con anche l'appoggio del Comune, siamo riusciti non soltanto a scambiare l'informazione tra di noi come gestire questo fenomeno, ma anche aprire un tavolo di discussione, di dialogo con le istituzioni, proprio per cercare di dare un servizio alla pari. La CGL è uno dei 6 enti, patronati o associazioni, che aderisce alla rete degli sportelli accreditati dal Comune. Gli altri aderenti sono gli uffici per stranieri di ACLI, CISL, Movimento Cristiano Lavoratori, UIL e il Centro Migranti. Pur nella loro specificità, ognuno di questi sportelli, attraverso il tavolo di coordinamento, fornisce le medesime informazioni e servizi gratuiti agli utenti beneficiari. Se la pratica con l'assistente sociale si sta chiudendo, poi quando vieni qua sentiamo anche il centro aiuto alla vita, facciamo tutti insieme. Ok, tu tienimi aggiornata e se serve ci risentiamo, va bene? Ok, a te, ciao, buona giornata, ciao ciao. Ci rivolgiamo agli stranieri, regolari e irregolari, richiedenti asilo, di Brescia, provincia di tutta Italia. Il fatto di venire qui è un punto di riferimento per loro, non solo per la compilazione dei documenti, ma perché venendo qui, ascoltandoli, è possibile poi capire quali sono le loro esigenze e vedere se sul territorio ci sono delle associazioni, cooperative o comunque delle strutture che possono risolvere la loro problematica. Il fatto di stare dentro gli sportelli ci permette da un lato di indirizzare gli stranieri verso i patronati, dall'altra parte quando gli sportelli rilevano delle esigenze che riguardano problematiche inerenti appunto all'ascolto, ci sentiamo e queste persone vengono da noi. Jürgen, un ragazzo di origine albanese di 26 anni, torna al centro migranti. Tramite il centro migranti in questi anni è riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio. Ciao
Buongiorno. Hai un appuntamento? Avevo un appuntamento con Valentina. In seguito, in virtù del lavoro di rete fra gli sportelli, il suo caso è passato alle ACLI dove, grazie alle competenze più specifiche del patronato, Jürgen è riuscito a convertire il permesso di soggiorno per motivi di studi in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con cui è riuscito a trovare un impiego a tempo determinato mentre prosegue gli studi. Oggi il suo permesso di soggiorno è in scadenza e ha bisogno di alcune informazioni sul permesso europeo di lungo periodo o carta di soggiorno. Grazie della disponibilità. Figurati. La tesi? Sta andando bene. Sì. Sì. Allora, io volevo avvisarti comunque che ho fatto il passaggio del permesso da... Sì, con le ACLI. Esatto. Ok. Da studio a lavoro. Sì. Come ti anticipavo al telefono. Sì. Per la carta di soggiorno. La carta di soggiorno è più complicata perché è prima cosa... Io sono arrivato a Brescia, sapevano già di me, sapevano già del mio arrivo. Sono venuto a Brescia con tutte le pratiche che ho dovuto fare con l'università per l'iscrizione e con l'ambasciata italiana a Tirana e avevo 2 settimane per poter convertire il nulla osta in permesso di soggiorno. Ho chiesto dove poter fare questa pratica e sono venuto a conoscenza del centro migranti dove ho conosciuto anche Valentina. Al centro migranti mi sono presentato con tutti i documenti che avevo, anche quelli dell'università, e in quel momento è partita la pratica per il mio permesso di soggiorno. Buongiorno. Buonasera, ciao Jürgen. Io ho prenotato sì? Per postazione? La biblioteca. Okay, la postazione... È molto importante trovare un posto come il centro migranti perché appunto aiuta le persone a capire quali sono i documenti, quali sono le carte, quindi qual è la burocrazia da seguire, perché ad esempio come mi sono trovato io all'inizio non capivo quello che dovevo fare, quindi non ti trovi più con quel peso di poter capire cosa serve o cosa non serve, ma hai un aiuto concreto da una persona che è competente, che sa quello che serve, quindi non è che poi devi andare in un altro ufficio, poi in un altro, come tante volte succede. L'importanza di fare rete è quello che ognuno può mettere a disposizione di tutti i propri punti di forza e di tutelare lo straniero a 360 gradi. Il fatto di avere una rete di sportelli accreditati ci permette di avere un occhio particolare sulla realtà di Brescia. Si fa un po' da osservatorio anche, per cui quando escono delle problematiche cerchiamo di capire se è una problematica isolata, se è una problematica che è riconosciuta da tutti e poi di interfacciarci con le istituzioni per risolvere questa problematica. Vicino alla stazione dei treni si trovano gli uffici di ADL Zavidovici, un'associazione nata negli anni 90 durante la guerra in Bosnia, con lo scopo di portare aiuti umanitari alla cittadina sotto assedio di Zavidovici, creando corridoi umanitari assieme ad altre associazioni italiane. L'associazione ha mantenuto negli anni il suo spirito solidale, diventando un punto di riferimento per progetti di accoglienza e di aiuto per richiedenti asilo e rifugiati politici in città. Il nostro modo di lavorare ci ha sempre caratterizzato perché ci concentriamo sulla persona individualizzata come un singolo che come tale arriva con delle peculiarità e facciamo il possibile perché a queste vengano date le giuste risposte. Cerchiamo di coinvolgere la persona nella creazione del suo proprio percorso individualizzato, facendo il possibile perché la persona si senta prima di tutto un attore all'interno della creazione di questo percorso, all'interno del quale poi cerchiamo di convogliare comunità locale, comuni, attività produttive, associazioni di volontariato, in modo che la persona si renda conto di quanto può essere al centro di numerose reti che vanno appunto a disposizione della sua integrazione. Sappiamo molto bene che in questo momento essere
un comune che decide di accogliere persone rifugiate o richiedenti asilo è, diciamo, un movimento di coraggio che gli enti locali fanno, e quindi è fondamentale affiancare gli enti locali nel guidare la popolazione locale a capire quali sono, chi sono, a conoscere le persone che arrivano sui territori, ma anche a valorizzare il territorio come potenziale luogo di accoglienza, spesso anche inaspettata. Riusciamo a fare questo tipo di attività grazie a diversi finanziamenti. Lo facciamo in modo specifico attraverso il sistema di accoglienza e integrazione, quindi finanziamenti del Ministero dell'Interno, di ANCI, ma anche tramite dei finanziamenti europei, tramite i bandi del Fondo Asilo Migrazioni e Integrazioni, sia a livello nazionale che a livello europeo. Tutte queste, diciamo, questi attori sono presenti su ogni territorio, e quindi si tratta semplicemente di riuscire a lavorare per mettere a sistema ognuno di questi, diciamo, appunto, attori che sono essi stessi singolarmente una risorsa. Quindi il nostro sistema è replicabile nel momento in cui al centro c'è la persona intorno alla quale costruire una rete fatta da tutti gli attori che compongono un territorio. Allora, l'equipe congiunta di oggi avrà questo ordine del giorno. Un breve accenno al tema degli ampliamenti SAI e quindi il bisogno che abbiamo di cercare delle nuove case, e poi proviamo a fare di nuovo un po' di domande su cosa sta generando in noi l'arrivo di queste famiglie afghane, appunto vedere un po' cosa suscita in voi. Il tema della rete torna, il tema della multidisciplinarietà torna all'interno del nostro modo di lavorare. Perché come intorno ad una persona bisogna costruire un territorio e appunto una rete di territorio, allo stesso modo nella presa in carico delle persone nei nostri progetti noi lavoriamo appunto in maniera multidisciplinare, per cui c'è un'equipe che si incontra settimanalmente, all'interno della quale sono rappresentate diverse professionalità e che quindi aiutano a costruire tutti i diversi sguardi che possono contribuire alla costruzione di un percorso che viene visto da più parti, che quindi permette di costruire diverse vie d'uscita anche nel momento in cui ci sono delle difficoltà, ma che permette anche di avere un forte lavoro di supporto agli operatori nei momenti nei quali si incontrano quei nodi particolarmente duri da sciogliere, che senza il contributo di altri sguardi, di altri modi di vedere, di agire, diventerebbero incancreniti. Un lavoro davvero congiunto al cui centro ancora una volta c'è sempre la persona. ADL lavora da anni a stretto contatto con i comuni della provincia di Brescia, gestendo numerosi progetti, tra cui i progetti del sistema di accoglienza e integrazione, all'interno dei quali si svolge il servizio di orientamento e inserimento lavorativo, rivolto alle persone accolte. Io nello specifico mi occupo del servizio di orientamento al lavoro e ricerca lavoro. Il beneficiario mi viene presentato dall'operatore sociale, dal case manager, nel momento in cui è pronto, si ritiene che sia pronto per interfacciarsi col mondo del lavoro. L'affiancamento consiste in una serie di colloqui che inizialmente sono colloqui di orientamento, passando poi a colloqui più specifici finalizzati alla ricerca lavoro, in cui per esempio viene steso il curriculum vitae, si fa un bilancio di competenze più dettagliato in modo da capire se può essere strumentale ai fini dell'inserimento lavorativo l'iscrizione a dei corsi professionali, e infine colloqui di veri e propri di ricerca lavoro. L'obiettivo dei progetti e del supporto che io do ai beneficiari all'interno del progetto è che all'uscita siano autonomi e riescano a muoversi autonomamente nel mercato del lavoro. Il lavoro di Dora e colleghi parte dalla creazione di un database di aziende sul territorio e dalla profilazione dei beneficiari dei progetti, per creare un matching efficace tra domanda e offerta di lavoro. Ci sono aziende con cui noi collaboriamo ormai da tanti anni e che periodicamente ci contattano o che noi contattiamo per capire se hanno bisogno di personale. Il più delle volte il primo inserimento in azienda è tramite il tirocinio formativo. I tirocini che noi proponiamo alle aziende sono percorsi agevolati anche economicamente per l'azienda. Questo sempre grazie ai fondi che i progetti hanno a disposizione proprio per queste finalità. Il tirocinio serve proprio per superare le difficoltà e portare idealmente a un inserimento, quindi un collocamento più
più stabile al termine del percorso. Parte delle mansioni del servizio di orientamento e inserimento lavorativo è quella di compiere periodici monitoraggi nelle aziende per incontrare i datori di lavoro e i beneficiari e verificare che il percorso di inserimento lavorativo prosegua nel migliore dei modi. Allora, stiamo andando alla sede della cooperativa Integra, che è dove lavora una nostra ex beneficiaria che avevamo appunto inserito in cooperativa con un tirocinio formativo, e adesso lei sta lavorando con un contratto a tempo determinato, quindi anche al termine del tirocinio continuiamo con l'affiancamento per assicurarci che stia proseguendo tutto bene, che non ci siano problematiche. Dora incontrerà Glory, una giovane rifugiata di origine nigeriana che è stata accolta da DL nel progetto Sai Cellatica e inserita nell'azienda Integra con un tirocinio formativo. Glory, una volta chiuso il progetto di accoglienza, ha anche beneficiato dell'ospitalità presso una famiglia bresciana grazie al progetto Tutor Territoriali di Integrazione, tramite il quale ADL si propone di coinvolgere direttamente le comunità locali a fianco dei rifugiati. Come stai da tanto tempo? Bene, grazie. A posto. Allora, io ci ho portato la vostra copia del progetto formativo. Come sta andando con il lavoro? Bene. Tu quando hai fatto il tirocinio non facevi le pulizie, sì? La prima 6 mesi non avevo fatto proprio niente di andare magari da un'altra parte a lavorare. Sono stato sempre qua, sì. Il percorso del tirocinio è questo. Sì. Si parte da qua, si parte dal laboratorio, sì. si imparano le regole, si conoscono l'ambiente, le persone. Uh-huh. E poi in base a com'è la persona si indirizza verso altre... cioè si sperimenta. Sì. È stata disponibile, attenta. Sì. Dall'inizio me lo ricordo. Sì, sì, sì. E soprattutto... Dal 2017 sono arrivato qua in Italia. E ero da sola e non c'era nessuno che mi dà la mano e sono cominciato ad andare la strada a cercare soldi per mangiare, anche per pagare fitto. Di là ho conosciuto ADL, perché qualche volta venivano ogni weekend per trovarci noi ragazze che siamo su strada, e mi hanno detto ok, se voglio uscire da strada, se voglio fermarmi di fare tutte queste le cose brutte, loro mi aiutano. Ho detto ok, va bene, e mi hanno cominciato a aiutare, mi hanno dato un posto per stare. Dopo mi hanno mandato a scuola. Dopo un anno mi hanno chiesto se sono adesso, se riesco a fare qualcosa, perché io avevo detto a loro che ho bisogno anche di lavoro. Dora mi aveva trovato questa azienda Integra dove sto lavorando adesso. Ero molto contenta, sono molto gentile loro, e ho fatto 6 mesi di tirocinio con loro. Dopo 6 mesi mi avevano dato contratto. Adesso sto facendo pulizie in un hotel. Con ADL adesso ho trovato un affitto, ho affittato una camera e mi avevano aiutato a comprare un letto, e adesso mi portano anche, mi hanno detto questa settimana, proprio questa settimana qua, è venerdì, mi portano anche lavatrice. E stanno pensando anche di aiutarmi a fare patente. A pochi passi da Brescia, in Franciacorta, l'azienda agricola biologica Paradello Green ha da un anno assunto Yuri, un giovane rifugiato proveniente dal Mali. Dopo un anno di tirocinio, Yuri è stato assunto con un contratto di apprendistato di 3 anni. Yuri è contento del suo nuovo lavoro perché proviene da una famiglia di pastori. Quando è arrivato alla Paradello Green, grazie al lavoro di comunicazione costante che ADL svolge tra gli utenti e le aziende, Yuri ha compreso che per lavorare in un contesto nuovo è importante unire alle competenze pregresse anche nuove capacità professionali e comunicative. Quando loro portatemi qua,
ho visto il lavoro quello che fanno, quindi mi piace molto perché mi ricordo tante cose, poi anche conosco. Molto contento perché ho fatto il primo tempo fa, quando ero piccolo, e mio Fabio mi ricorda tutto quello che ho passato prima. E tutto il giorno, alle mattine, parto, io vengo alle 8, parto fino alle 5, finisco con loro insieme, poi vado a casa. Ho fatto 3 mesi, e 3 mesi finite, ancora fatto 3 mesi, diventato 6 mesi, e fatto ancora 6 mesi altri, diventato un anno. Un anno poi ho fatto il contratto nuovo, che durano 3 anni. Loro dicono, allora, siccome hai il contratto nuovo adesso, giusto, devi avere casa e rendere tua cosa. Ho detto, ok, perché hai tutto adesso. Mi sento bene, lavoro, trattano bene casa e lavoro tutto, mi è piaciuto, allora sono rimasto qua. Grazie al lavoro, poi quelle che spendo, quelle che viene, ce lo faccio vivere, ce lo faccio prendere casa, ce lo faccio vivere. Quindi posso dire grazie al lavoro e grazie anche a loro, quelle che aiutano per trovare lavoro, perché sempre va con persone. Quindi è venuto così. Inizialmente sono venuto a conoscenza di ADL grazie a un amico, un collega, diciamo, che fa lo stesso lavoro in agricoltura, e tramite questo contatto abbiamo preso parola con ADL. È sembrata davvero una cosa giusta da fare, sia perché da nostra parte c'era la necessità effettivamente di avere manodopera in più, dall'altra parte c'erano delle figure che avevano davvero bisogno di lavorare, di integrarsi, e il mondo del lavoro, soprattutto quello agricolo, è quello che si confà di più a loro, perché sono lavori manuali che facilmente conoscono e sanno farli molto bene. Il nostro primo ragazzo che abbiamo inserito è stato Yuri, e è venuto un paio di giorni a provare, un ragazzo davvero sorridente, con la voglia di lavorare, e abbiamo rinnovato il contratto e adesso Yuri ha un contratto di apprendistato di 3 anni. Abbiamo trovato in lui un collega, un dipendente e anche un componente della famiglia che per noi è l'azienda comunque. Da noi, grazie anche ai progetti che vengono seguiti da ADL, quindi è sempre accompagnata la persona dalla parte tutelante che è l'associazione, e noi tendiamo a sposare questa filosofia. Le persone hanno bisogno di lavorare e bisogna trattarle come persone, non come dei semplici strumenti o attrezzi per il lavoro. Questa è un po' la nostra filosofia, sia nella coltivazione che poi nella quotidianità dei rapporti con le persone e i lavoratori. Nel territorio, che dir si voglia, il lavoro c'è bisogno di manodopera. Questo incrocio di qui la figura ADL che comunica tra l'azienda e i ragazzi, secondo me è davvero efficace e rende più facile anche la ricerca del personale per l'azienda, e l'aiuto grosso poi è rivolto ai ragazzi che, grazie ad ADL e grazie alla ricerca di lavoro, trovano un posto che gli permetta poi di vivere serenamente fuori dal progetto e con le proprie gambe. Yuri non è il solo rifugiato inserito alla Paradello, e la collaborazione tra ADL e l'azienda proseguirà certamente in futuro. Per poter offrire nuove opportunità di inserimento lavorativo e quindi anche abitativo e sociale ad altre persone in cerca di protezione e di stabilità.